Non riesco a trovare le parole per iniziare un video del genere. Che incredibile, ma vero, siamo di nuovo qui. Quanto ce l'hanno chiesto questo No, ritorno? ormai non ce l'hanno più chiesto perché Ormai erano. si sono arresi, però quanto ce l'hanno chiesto il ritorno di Naruto? Quanto ci stanno chiedendo più o meno male fuori? Per cui eccoci ufficialmente tornati con Naruto Shippuden. Con Naruto, finalmente Shippuden. Finalmente Shippuden. Siamo qui oggi per reagire in realtà alle opening, anzi alla prima opening di Naruto Shippuden. Ora qui partono tutte le bestemmie. Ma come, io non sarò il primo episodio! Il primo episodio arriverà, ma fra 4 giorni. Partirà da adesso il countdown per la premiere, intossicato così. Traduzione per Riccardo. Partirà un countdown sul canale in cui potranno vedere proprio scritto Premiere Naruto, primo episodio. E quando appunto sarà finito questo countdown, partirà il primo episodio di Naruto Shippuden, episodio Ne so quanto prego. 1. Va benissimo questo stesso, capirai anche tu. Io sono ospite, quanto vuoi qui dentro? Benvenuto nel mio podcast. Che te ne è parso dei filler di Naruto? Allora, molti filler, super, cioè veramente Anche perché io da. non li ho visti con lei, li ho visti per conto Sì, mi suo. sono guardato i filler per mettermi in pari con la storia, eccetera, e ho deciso di non portarli, cioè avevo deciso di non portarli sul canale perché molti erano veramente inutili. Quelli che valevano la pena erano, penso, 2 saghe e basta. Lei si immaginava storie di amore. E ogni tanto mi arrivava qualche chiamata. Ma allora erano importanti i filler? C'è Hinata che. Che sbatti gli occhi quando vedi Naruto! Lei si No, immaginava che partivano chissà che scene, chissà che perché robe. Naruto, sì, Naruto, perché Riccardo mi ha detto che non erano da saltare assolutamente questi filler perché erano fondamentali per capire tante cose. Invece no. No, io intendevo che. I filler vanno guardati, non vanno saltati, e visto che tanto andavano guardati, portiamoli sul canale, perché se tu non ti guardi i filler, in pratica, ah sì, hanno fatto la lotta Naruto e Sasuke, boom, Naruto Shippuden. Ma guarda che in realtà ti fa semplicemente capire di più il rapporto tra di loro, tra tutti i compagni del villaggio della foglia, però a parte quello, che è bello da vedere, infatti sono contenta di aver visto i filler, non è così fondamentale per la Però ti trama. fanno pure sentire che è diverso da prima, non c'è più Sasuke. E infatti sono tutti più felici. Grande Sakura. Sakura infatti non fa parte del Sta gruppo di passando un brutto amici. periodo. No, Sakura sta proprio per i cazzi suoi insieme a Ino a fare la dottoressa. Cioè, non sta con loro il gruppo di amici. Quella che è più coinvolta è Hinata, infatti, nel gruppo. Hinata che si è mostrata molto più forte, molto più coraggiosa, molto più intraprendente. Infatti, è uno dei miei personaggi preferiti ad oggi. Sì, Addirittura. perché mi piace il suo mettercela tutta per riuscire a brillare agli occhi di Naruto. Mi piace come personaggio perché si sta rendendo conto che può fare molto di più di quello che ha fatto finora. Vabbè, in generale, tutti. Cioè, sì, sono state carine le storie. Quella che assolutamente era importante era l'ultima, cioè l'ultima saga. Si dice saga, sì, si può dire. Cosa vuol L'ultima dire? che riguardava Gara. Gara. Gara che adesso io lo Io non shippo. mi ricordo i Io lo filler. shippo tantissimo con la sua allieva, cosa che non dovrei assolutamente fare Ah, è perché. vero, fanno tipo un addestramento. Sì, c'è cioè questa allieva che è l'unica che sceglie Gara. Per allenarsi, perché tutti hanno paura di Gara. Gara che da un giorno all'altro si è trasformato in una persona adorabile, dolcissimo, fantastico. Tutto grazie alle semplici parole di Naruto. Alle semplici non parole perché si sono presi a capocciate, si sono detti due parole da mezzi morti e non si sono più visti. Cioè, tutti i traumi di Gara improvvisamente spariti, meglio di uno psicologo, Porca, una Naruto. capocciata fa miracoli, E niente, quindi Gara viene scelto da questa allieva per essere allenato da lui perché è diventato un insegnante. Sono diventati 3 insegnanti quelli del villaggio della sabbia. No, non sabbia. io. No, non so gli Della. insegnanti, però. Come si chiama il loro villaggio? Il villaggio della sabbia, Pure penso. gli altri due, tutti della sabbia. Gli altri due. I suoi fratelli. Abbiamo lo stesso villaggio. Ok. Non mi ricordavo se, vabbè, sono 3 insegnanti, lui ha solo questa allieva che l'ha scelto. Questa allieva viene rapita. Perché vogliono appunto, cioè ce l'hanno con Gara e quindi rapiscono la sua allieva. Perché gli serve Gara per far tornare in vita un tizio, vabbè, tutta roba strana. E
lui Gaara si mette alla ricerca di questa allieva che è l'unica che l'ha scelto, quindi che ci tiene particolarmente. Quindi io li scippo questi due, anche se non dovrei perché c'è un rapporto insegnante-allievo, vabbè, però sono tutti e due giovani alla fine, perché sì, Gaara sono quanti anni ha? Anni, ma un po' qualche anno in meno lei ce l'ha. Sì, ci avrà 2 o 3 anni in meno, niente di che. Vabbè, niente, era bello perché c'è l'improvvisa, c'è la scena che da che il villaggio della sabbia era arrivato a salvare il villaggio della foglia, avevano detto allenati di Konoha, che era stata bellissima quella scena. Ninja di livello superiore del villaggio della sabbia, alleato di Konoha. Qui invece abbiamo il contrario, che fanno la loro entrata in scena i ragazzi del villaggio della foglia e dicono gli alleati del villaggio della sabbia. Cioè è bellissimo perché si ribalta, non so, mi è piaciuto tantissimo. Che non mi ricordo niente. Siamo gli alleati della sabbia, i grandi ninja del villaggio della foglia. Vabbè, adesso hanno stretto questo rapporto con questo villaggio, quindi mi è piaciuto un sacco. E c'è la scena di Naruto che fa di tutto, si rompe le unghie, fa di tutto per cercare di salvare Gaara, perché adesso lo considera suo amico, quindi è bello questo nuovo rapporto che si è creato. Gaara, riesci a sentire quello che dico? Ti prego, rispondimi! Resisti, amico mio, sto arrivando! E niente, poi finisce la serie, che Naruto parte con Jiraiya, basta. Quindi Naruto a quanto pare starà via, penso 2 anni, non mi ricordo, tre anni. 3 anni, Dio. E quindi tutti gli altri dovranno continuare la loro crescita senza Naruto. Naruto sparisce completamente dal villaggio, quindi vediamo adesso, immagino che adesso lui torni e si vedrà quello che è successo nel frattempo. Beh, il cartone si chiama Naruto, quindi... Sì, vabbè. Cioè, non so se, perché mentre quello che so io, non so se adesso fanno vedere il viaggio di Naruto in questi 3 anni, oppure se c'è direttamente un salto temporale, però avrebbe più senso fare il salto temporale, perché è più interessante. Ce ne sarebbero altri filler? Jiraiya, che in tutto ciò ha rimandato all'infinito l'allenare Naruto, ma era finalmente riuscito a fare quello che doveva fare, mi pare sempre delle ricerche che stava a fare lui, e quindi sono partiti. Okay. Vabbè, ci siamo fatti i nostri 20 minuti di intro, possiamo giusto partire con il video. Per riassumervi, perché comunque mancavamo da un bel po', e adesso abbiamo deciso di partire con l'opening, perché? Perché abbiamo deciso che da oggi ci faremo tutti gli opening. Man mano che vanno fatti, sì. Quando compaiono. Ci sarà un video per ogni opening, se riusciamo a superare il copyright. Quindi secondo te l'opening è come se venisse creata nel momento in cui finisce una saga? E quindi... L'opening no, quando inizia. Quindi quando inizia la saga? È un opening, Ok, quindi diciamo che Naruto noi lo possiamo dividere in saga in base agli opening, anche per, diciamo, per organizzarci poi in futuro, per come facciamo, pubblichiamo gli episodi sul canale. Forse. Vabbè. Non lo so, poi ce la vediamo noi. Potrebbe essere una cosa positiva. Vabbè, comunque sapete che quando finisce una saga, insomma... Anche per la questione degli abbonamenti, sì, una sì. saga vale come una stagione di Naruto. Quindi quando finisce una stagione di Naruto, in teoria dovreste rivotare Naruto e portiamo la nuova saga, quindi con lui. Noi cerchiamo di finire la saga per il mese. Sì. Sperando di riuscirci, perché ci stanno saghe pure lunghe. Lo so. Vabbè. Nel caso si taglia a metà, se è troppo lunga. Cerchiamo di capire tutti insieme come gestircela. Appunto, se vi siete persi il video degli abbonamenti, andatevela a rivedere, sì, perché anche per capire come funziona il canale da adesso in poi. C'è un'altra cosa che allungherà questa intro di altri 20 minuti. Ilaria è convinta che che gli opening di One Piece siano superiori a quelli di Naruto, cosa che verrà smentita immediatamente. E se non è così, mi dispiace, disiscrivetevi da questo canale. Da questo video proprio verrà smentita. Ma sì, già ti fa capire l'andazzo, dai. Ma io sono molto di parte. Ma in realtà One Piece c'ha 2 opening che io amo alla follia. E Naruto ce l'ha tipo una decina. Lo so, però sai che io sono sempre di parte in questa cosa. Cioè tipo, allora, Demon Slayer c'ha le canzoni fighe. Ma il video non è significativo quasi di... Cioè... Ah, ma tu dici per il video? No, di tutto, il complesso. Cioè Naruto c'ha il pacchetto completo. Tipo Everboom. Sì, tipo Demon Slayer punta un botto sulle sighe, poi non so One Piece, però... No, One Piece è proprio la canzone in sé, la musica che è... Quindi è sempre sulla canzone. Sì, cioè poi ovviamente sono belle anche le immagini, però dà proprio la sigla, non... Cioè, non so... Io dico solo che su Naruto c'è gente che proprio si sente le canzoni proprio... Proprio. Se le mette negli album, se ne va in giro e se le tiene come se fosse... Sì, poi io lo facevo con One Piece. Possiamo partire con questo minuto e mezzo di canzone. Come al solito cerco, adesso vedo se è bloccata, cioè scusateci insomma se interrompiamo tante volte la canzone, ma è sempre la questione del copyright. Non si può tipo distorcere l'audio se ci ho provato in tutti i modi possibili, niente da fare.
tutti i tutorial che c'erano su YouTube su come... Che poi io dico, gli stiamo pure facendo pubblicità a quello stronzo di YouTube che chiama Moto Video Casa, come cazzo si chiama? Come si chiama? La casa di... No, ma penso che sia Crunchyroll in questo caso. Che Tokyo TV, scusa, Tokyo TV. Sì, ma per le opening è Crunchyroll che ci, perché il video è suo. E quindi lui che rompe casa. Crunchyroll è uno sto Crunchyroll. Vai. Voglio una previsione dopo. Che bello. Io preferivo il vecchio vestito. La nuova squadra, Kakashi, Sakura e Naruto. Ma si possono considerare ancora amici di Kakashi adesso che sono passati tutti questi anni e sono cresciuti? Cioè, nel villaggio della foglia restano sempre allievi dei loro insegnanti in eterno? Non credo. Vabbè, una certa, no, una certa. No, però dico, dopo tanto, tanto... Vabbè, sì, il maestro comunque rimane sempre il maestro, cioè, ci Jiraiya con Sarutobi era sempre il maestro. Però dopo quanto tempo li lasciano andare? Cioè, tipo, ad esempio, no? Guy non lascia mai andare, immagini. No, vabbè, Guy si porta nella tomba. Rapporto simbiotico che non finirà mai. Invece Kakashi, dato che vedo che nella sigla Kakashi e Sakura e Naruto ancora... vanno in gruppo, vuol dire che continua il loro rapporto insegnante-allievi. Vabbè, però sono 16 anni, non è che c'hanno 30 anni che dici che... Capito, sono passati 3 anni, Naruto ha avuto pure un altro insegnante, come... E perché ce n'ha più di uno, infatti, di insegnante. E poi non dovrebbero sostituire Sasuke con qualcuno, dove sono rimasti in due? Non anticipiamo i tempi, prego. Ho predetto qualcosa? Vaffanculo. Possiamo anche passare alla serie successiva, al... Mica Caputo quello. Quanto mi sta sul cazzo, spero di non vederlo mai più. Ci sarà molto più importante la Vergara, vero? Che io... Vabbè, io lo adoro, quindi sono contento. Lo sanno io, lo sanno loro. Comunque sto interrompendo la canzone apposta per cercare di evitare il copyright, non perché voglio fare la cagazza. C'è sempre gente che urla verso bello! La cosa. Si fa la nuova idea almeno un personaggio. Te l'ho appena fatto lui. Sarà lui? Dove è l'unico che ti diciamo fatto vedere il volto. Ma c'era pure il Dacio, non l'hai visto? Sì, vabbè, il Dacio l'abbiamo già conosciuto. Mezzo noi! Non puoi metterlo a paragone con One Piece. Aspetta, che volevo dire? C'è sempre questa gente che urla verso qualcosa. Questo lo fanno in tutte le opening. No, no, cioè? Non per dire che prevedo qualcosa, per dire che c'è sempre questa tendenza nelle opening a fare sarà una questa disperazione. Ah, era troppo bello lui però. Dov'è? Quanti sono? Uno, due, beh, Comunque Itachi? Fanno vedere un po' di caratteristiche. Però lui ti fanno vedere lui. No, no, Itachi si capisce che è Itachi. No, in realtà te ne hanno fatti vedere tre. In realtà Itachi non l'ho visto. Ho visto il tizio squalo, ma Itachi non l'ho visto. Come cazzo fai a non riconoscere quel fregno? Chi è che si leverebbe così quel cazzo di coso dalla capoccia? Ah, è vero, perché non mi ricordavo cioè essere Sanji sul copricapo. Ah, questo non l'hai commentato. Naruto trasformato. Beh, non è una gran novità che Naruto si trasformi. Tu te lo ricordavi così, Naruto. Non è una buona osservatrice, Dario. Ma non si vede niente, è tutto nero. Non si vede niente, c'è solo lui trasformato. Non si vede come trasformato. Beh, è meno lucido del normale, però. Ma ste cose in cui lui perde la testa ci sono in tutte le opere. Sì, non c'è. Impazzisce più del solito, cioè no, perde più il controllo. Vabbè, no, no. A chi era quello all'inizio che volevi vederti? Ti giuro, non si riesce a capire da dove. Chi era quello all'inizio? Chi era quello all'inizio? Hai detto c'era qualcuno all'inizio che gli ha chiesto. Ah, sì! Questo tizio. Che sembra questo è Sasuke, cazzo.
Sasuke, madonna come messo male. Madonna, che brutta dieta gli sta facendo. Sembra mio nonno, in questo momento. Che brutta dieta gli sta facendo fare Orochimaru a base di mosche, cos'è? Infatti per un attimo pensavo fosse Orochimaru da giovane. A base di topi, eh? Sì, ma sta malissimo. Io il vestito preferivo quello vecchio, non lo posso vedere questo. Perché il pigiamino no, vabbè, quello non si batte. Lo voglio. È un altro livello. Però lo fa sembrare più maturo, perché l'altro sembrava sempre che girasse con un pigiama. Il coprifonte è più figo questo. Ma che c'ha? Ha cambiato tutto. C'ha tipo la fascia lunga dietro. È una tipologia di coprifonte. Non so, secondo me lo rende più maturo questo, cioè più elegante questo, questa divisa. Quella di prima veramente sembrava girasse sempre in pigiama. Tipo Goku. Mi piaceva di più. Era più selvaggia come divisa. Sei troppo elegante. Naruto qui quanti anni ha? 16 mi pare. Quindi prima aveva 13? O 16 o 15, sì. Ma sono sempre così piccoli, non casco mai. Ma... Sì, 16 mi pare qui. Comunque non riesco a predire nulla da questa canzone, cioè non ti fa vedere niente assolutamente. Cioè pensavo spoilerasse un po' di più. Cioè non spoilerà, però ti resta un po' più dettagliato. Mettiamola. Ah, c'è lui che va verso una meta intanto. Questo? Eruka? Sì. Che cosa mi mettete a fare Eruka in una figa che non conta più praticamente niente dal primo episodio di Naruto? In realtà conta in questa stagione. In questa stagione? Perché lui sta ritornando a un posto. Mi sa che solo nei filler ci hanno parlato di Eruka perché c'era una roba con sempre... Ah, nei filler hanno fatto rivedere il cattivo del primissimo episodio. Ah, beh. E il suo rapporto con Eruka. Ah sì, è vero, c'era una parte che era sotto. Questo tizio è completamente impazzito, fuori di testa, nessuno riesce a spiegarsi perché è così fuori... Dico, come? Con i gemelli Chip e Chop. Sì, sì, persino la sua fidanzata non è riuscita a tranquillizzare. Tra l'altro, una spirale di violenza da cui questa non è mai riuscita a uscire perché continua a stare con lui tuttora dopo che lui l'ha praticamente quasi ammazzata. Vabbè, roba assurda, ma spero che sia solo perché sono filler. E i gemelli Chip Chop che tu dici che sono più forti dei ninja leggendari addirittura? No, l'ho detto io, l'ha detto il cartone. Ah sì? Certo. Ah vabbè, comunque sì, hanno detto sta cosa, io così. Però appena li minacci sul cibo si addolciscono. Cioè sono una macchina da guerra però inutili perché sono stupidi sì. Praticamente, vabbè. Non sono stupidi. Com'era quella cosa che facevano, oddio? Ah, non mi ricordo, che tipo contavano i Naruto sulle dita, non mi ricordo che cazzo. Ah, i cibi sulle dita, lo contavo. Non mi ricordo, le battute stupidissime che facevano, vabbè. Perché sono stupidi? Tipo io quello l'avrei voluto fare la reaction. Ma non era, cioè. A me mi facevano tagliare quei due. Comunque, Sakura, gara, due. Sono cresciuto. Ehi, amici! Da quanto tempo? Un gnocco è tornato. Ma più inutile anche. No, dai, adesso è diventato medico e è super utile in questa serie. Naruto che corre? Kakashi che corre? Sakura che corre? Comunque vogliamo parlare del fatto che le femmine le hanno recluse tutte quante a fare le infermiere perché pare che non sappiano fare niente. Ma perché ce l'avete proprio nel sangue la croce rossina, è vero, è così. Vuoi essere bannato da internet? Cioè, tranne Tsunade... Allora, ringraziamo il fatto che Tsunade... Una donna è il personaggio più forte per ora dell'anime perché è stata messa a capo di un villaggio, perché altrimenti sarebbe il solito anime maschilista questo. No, non è maschilista, vedrai ora. Cioè, le tre ragazze della squadra, perché c'è anche cosa, come si chiama? Chi? Tenten. Ah no, c'è anche Hinata. C'è Hinata, Tenten, Shino. No, Ino, scusa. Ino e Sakura, erano due che contavo. Loro due sono diventate dottoresse. Tenten pare che abbia lo stesso livello per sempre, non diventa più forte mai. E per ora soltanto come si chiama? Ah, ci sta anche cosa? Kurenai. Kurenai qual è? Quella dei ventagli? Sì. No, quella lì che sta Kurasuma. Quella che fa contro Itachi. Itachi. Si cepita le tizze. Ah, ma lei è un'insegnante, non conta. Sto parlando di ragazzine. Solo di ragazzine, sì. Ah, quella con ventaglio pure, bravo. Sì, ma lei è un'altra squadra. No, dai, però non sono chiuse nella cassaforte come qualcuno... Devo salire. Rock Lee? Rock Lee non vedo neanche bene. Comunque mi pare. Perché c'è Kabuto insieme a quelli del villaggio della sabbia? Questo è Kabuto? No, questa è quella col ventaglio. Sembra Kabuto da questo disegno. Vabbè, si assomigliano un po' perché hanno sti ciuffetti che spuntano. Orribile. Poi è vista male, cioè... di sfuggita. Questa è Tsunade, Jiraiya e lì c'è il disegno.
E Ruka, perché Ruka viene così tanto infilato in tutte le scene di questo film? Tanto lo vedi in 2 minuti il perché di tutto questo. Cicci, okay, è un ritrovamento. No, non devi dire. È un ritrovamento, per Dio. Ci stanno un po' tutti perché è un ritrovamento. Letteralmente Ruka è stato ritrovato in mezzo agli scacci. Cioè, ma Cicci, Ruka è importante per Naruto. Sì, ma qui sembra importante nella trama. Qui sono tutti loro cresciuti. Sì. Sì. È diventato grande il cane. Beh, che volevi? Sembrava un cucciolo eterno quel coso. Io lo preferivo da piccolo. Quanto è ignorante sta cosa? Sì, proprio. Aiuto! Tutti che vanno come? Verso qualcosa. Una però lui non ha nulla le mani, lui è verde. Ma sono troppo figo. Sono varie battute su il tizio con la bocca, la mano, però ve la lascio che prendere. Si deve dare piacere con la mano. Che si dà piacere da solo. Si fa una pompa da solo. No, vabbè. No. Comunque è sempre la cosa della bocca tipo Demon Slayer. No, casomai Demon Slayer ha ripreso da questo. Ma ho dubbi che lo dicessi. No, non diciamo no, questa è la cosa secondo me che va negli anime, cioè, ma credo che la ritrovi anche da altre parti. No, ma credo che sia qualcosa al di fuori Naruto. Ad esempio ho visto c'è un tipo una marca di skate, magari non c'entra un cazzo, però magari qualcuno giapponese. Fa skate. No, skate. No, non è giapponese. Che c'ha proprio come simbolo sta mano con la bocca qua, ad esempio. Poi ho visto anche altre, mi è capitata altra roba. Non so, ma credo sì. Qualcosa al di là di Naruto. Probabilmente è una cosa che affascina. Perché è inquietante e quindi boh. Fateci un po'. Scriveteci un elenco di personaggi che voi conoscete con. Sì, dei vari anime. Sì. C'è poco da pronosticare in realtà. Sì. Perché si è capito che è un ritrovamento. Un ricongiungimento. Sì. Guardiamoci anche il primo endings, insomma, vediamo se ne vale la pena. Sì, non sono male, però non hai visto niente, non hai visto. Me li ascolterei, non lo so, la sera per andare a dormire, mi metterei con sottofondo. Non hai visto niente. Che carini di seguire, però, troppo carini. Dobbiamo ritagliarli e farci gli emoji. Gli emoji per gli abbonati. Che bella sta foto, sì, mi sono una tazzina. La tazzina la che fa. Comunque queste canzoni ti fanno capire quanto, cioè, forse non ci rendiamo conto di, nonostante ce lo ripetano episodio per episodio, sì. Ma quanto affetto provano questo ragazzo, cioè è una roba allucinante. Cioè? Tu hai mai avuto un'amicizia così grande? Cioè, mi sono perso qualcosa, ripetimi tutto. Per Sasuke? Sì. Loro hanno un affetto, cioè, assurdo. Ah. Cioè, tu hai avuto un'amicizia per cui ti metti fuori al balcone e ti guardi le stelle perché non ci parli da un po' questo ragazzo. Vabbè, ma lo sai, io sono un orso. Sì, ma nemmeno io ho avuto mai un'amicizia del genere, è proprio un'amicizia fuori dal comune, cioè un affetto talmente profondo che tu dici, boh. Vabbè, hanno rischiato la vita, hanno fatto cose. No, sì, sono passati 2 o 3 anni. Ci sono salvati. Sono passati 2 o 3 anni e ci stanno ancora sotto, cioè. È bello, ma allo stesso tempo è quasi incomprensibile. Sì, infatti una certa direi che cazzo su sta cosa. Niente, questo video è stato praticamente un video di chiacchiera, ma anche per sì. Ritrovarci un attimo al nostro per agio. Per prepararvi un po'. Per ritornare in quel comfort di Naruto. Arriveranno nuovi traumi. Fate il conto alla rovescia, perché fra 4 giorni esce la prima puntata. Beh, direi che allora vi diamo appuntamento alla prima puntata che noi penso che a breve registreremo. Vi ringraziamo per aver guardato l'opening, vi chiediamo qualche commento sotto per farci sapere insomma cosa pensate di questo grande ritorno? Fateci sapere che cosa pensate del trailer che vi abbiamo pubblicato, se vi piace, perché
ci abbiamo investito tempo e... Le immagini le ho scelte io, quindi non si è spoilerizzato niente. Ho messo tutte scene che a me piacciono. Sì, senza fargli capire un cazzo. Siamo stati super attenti. Ah, recuperatevi sempre il video degli abbonamenti, perché per chi tipo è fan di Naruto c'è sempre quella cosa che abbiamo inserito degli abbonamenti a tema Villaggio di Naruto, Accademia di Naruto, quindi secondo me è interessante anche solo sentirlo per curiosità. Mettete un bel like, commentate, condividete, fate quello che vi pare, iscrivetevi e abbonatevi. E noi ci vediamo per il primo episodio di Naruto. Un bacione.